Sta cosa è veramente brutta. Vabbè, che devo fare? Innanzitutto un proteine che poi faccio assaggiare pure a te, sì. Proprio più quanto sono buone. Puzzano del latte. No, biscotto. Ma queste sono tutte proteine? No, no, questi sono tutti integratori. Allora, questo è fatto delle proteine, un altro gusto come quelle che hai visto prima. Poi questa è carnitina. Ma vedete che una la so. Vai. Questo è carbone vegetale, serve per sgonfiare l'addome dal meteorismo. No, questo è... Quando andare al bagno. Comunque vi posso dire una cosa. Fisicamente io ti preferivo là. Ma date la mia. Ma perché non mi piacciono a me le persone troppo gonfie, però come look, come stile stai meglio adesso? Penso che Davide abbia problemi più che con il suo corpo, con il rapporto con gli altri. Ma perché di piastre? Ma di niente ridicolo, ma che ne so, cioè non sei naturale, non sei te stesso. Io sono stato spogliarellista, non so me stesso. Ma dei trucchi pure. Oh, vabbè, cioè, che finto che stai. Stasera Giulia scoprirà nuovi aspetti di Davide. Dovrà affiancarlo mentre si esibirà nel suo lavoro di spogliarellista. Durante uno spettacolo è impossibile che riesci a stare a un metro da un metro vicino a me. Io fa un balletto, questo è un passato, non che devo fare? Non è una festeggiata sta a un metro da me. Vabbè, io devo perdere il gioco per colpa di questo spettacolo. Basta il colletto. E allora tutti i seduti innanzitutto vorrei fare un grande applauso a Gianluigi Simona. Prima dello spettacolo continuavo a ripetergli che era ridicolo e che era un contesto triste. Molto su questo carattere di Giulia, non gliene frega niente degli altri, di quello che pensano, di quello che dicono, lei sta bene e va bene così. Molto più sicura lei di se stessa che io di me stesso. Perché è una scommessa tra di noi, siccome ci stiamo frequentando e secondo lui io non riuscivo a resistere a vedere lui insieme ad un'altra ragazza, stasera ho deciso di portarmi insieme. Ma riso in faccia, come per dire tu non ti puoi permettere un nome Davide. Ma cosa sta succedendo? Dopo un paio di settimane. Amica, però c'è sta una sfida e quindi... Ma ti conosco, stai tranquillo. Vabbè, potrebbe stare con me. E lì Sandra continuava a ridere perché non capiva se era uno scherzo, una battuta o se dicesse sul serio. Ma lei mi conosce, quindi sa quali sono i miei gusti. A me non mi frega niente. Per cosa che non mi frega niente, ero prima che stavo a ridere. Ma poi ti viene in faccia una persona che ti dice che sto con lui. Secondo me lei pure stava in imbarazzo e magari... Davide ha dei limiti nei rapporti sociali, ma non per un rapporto sentimentale, amoroso, sessuale. Io non volevo parlare di fisico, volevo parlare di rapporti umani. Purtroppo c'ho un limite estetico a far entrare nella mia sfera sessuale una persona grassa, perché non è nella mia sfera di amicizie. Oh, io c'ho la vita mia che è piena, dalla mia famiglia a comunque amici. Mio papà è enorme, mia zia è enorme, mia cugina è enorme. Ma tuo padre sta bene? Cioè, sì, però... Particolari. No, ha già avuto un infarto, ma la cosa che io mi c'è un cazzo è pure forse per un discorso mio egoistico, perché pensare di perderlo prima del tempo, me lo devo per culo. Cioè, perché io non gli posso dare la possibilità di campare 10 anni di più se magari facesse una vita più sana? Perché io rivede la faccia di mio padre un'altra volta. Aspetta.
passa quel momento è impossibile. Dai, che ti devo stare un metro. Non è facile aprire la tela del pupazzo. Lui me l'ha permesso. Una cosa. È bastato che lui si confidasse per far cadere le lacrime. Per emozionarmi. Mi sa che siamo troppo uguali, no? Troppo diversi. Distanza consentita a 0 metri, ma che vuol dire? Non dormiamo. Sciogliti di nuovo. Sinfonia. Oggi dovrete far credere al padre di Davide di essere una vera coppia. Parlano loro di fantascienza. Sì. No, io ti chiedo. Ora è il turno di Giulia. Lei dovrà affrontare il padre e il fratello di Davide. Ah, belli! Giulia, temevo che non mi avrebbero accettata come fidanzata di Davide. Al quarto giorno di convivenza. Distanza consentita. 0 metri in questa casa mia, non ti piace? Davide ha portato Giulia al suo spettacolo di spogliarello. È impossibile che riesci a stare a 1 metro 2 centimetri. E la distanza tra i due ragazzi è diminuita, così come le loro incomprensioni. Sa che siamo troppo uguali, no? Aitel è rimasta letteralmente scioccata dalla casa di Austin. Posso trovare un tovagliolo, gentilmente? Ma non si è lasciata vincere dalla paura. Si è rimboccata le maniche e ha affrontato il duro lavoro dei campi. Ma farà anche caldo, no? Visto. Ehi, hey, l'amica mia, siamo conosciuti da un po', stiamo un po' a frequentare, insomma, stiamo... Vabbè, sono curiosino. Le ragazze che ha conosciuto e che mi ha portato a casa è totalmente, un mondo totalmente diverso, stiamo proprio su un altro pianeta. Di lei ci sono un sacco di cose che mi piacciono a livello di persona, nel senso, è una persona che ride sempre. Per me è fondamentale che una persona che pensa una cosa per me negativa nei miei confronti e cambia opinione, è fondamentale. Però parlandoci tra persone di un certo peso, del certo livello, è giusto che forse vede il mondo un po' troppo... Diciamo che non mi dispiace, non lo per implora perché so che lo fa a fin di bene. Quindi cerca di stimolarmi a cercare di non mangiare, mangiare in un certo modo. Però tante volte è un po' troppo maniacale, perché magari lui non si rende conto che io tante volte ho cominciato delle diete, qualche cosa, non vedendo i risultati ci sto pure male. È determinato su un sacco di cose, come te, si è determinato su un sacco di cose, ma su altre giri dall'altra parte. Cerco di tutelarlo sempre, come ha fatto lui con me per 37 anni, adesso diciamo si gira un po' la frittata, e quindi visto che lui piano piano comincia a diventare la parte più debole, io chiaramente ne faccio carico e cerco di difenderlo in tutti i modi per quello che posso. Non riesco a capire se Davide oggi proteggeva di più il padre o se stesso. Immagini quanto eravamo perfetti e tuo padre saravamo giusti su tutto. Guarda, è stata bella, 800 ore ci hai fatto fare una risata, poi quella battuta abbiamo aperto un mondo. Davide! Devo dire che con Giulia c'è un feeling, comunque un... Dei punti in comune che sì, non mi aspettavo che fossero così tanti. Mi sta guardando con gli occhi di una persona che ti stima. E sono quelli che cercavo in lui. Sempre che te. Pari uno che non si mangiava la pasta tipo da 2 mesi. Anche un po' di più, pure un po' di più. Che ti aspetti da domani? Non lo so, penso che vivrò un misto di emozioni.
un po' la voglia di separarcela, cioè senza offesa, no? Non mi d'accordo. E l'altra che mi dispiacerà. Un po' pure a me. Non io volevo ringraziare. Di che? No, di tutto. Di quello che sei. Ho raggiunto il mio obiettivo. Adesso Davide mi conosce e mi capisce. L'esperimento sta per concludersi. Tra poco i ragazzi scopriranno quale coppia di amici è riuscita, nonostante tutto, a restare più vicina e a vincere un fantastico viaggio per due persone. Ciao Abruzzo, finalmente saremo qui. Finalmente ne affa il culo e quella mia cosa. Oh. Magari è un... Magari è morto. Stanchi. Bene, voi? Provati. Però lo sai, cioè, ma a parte tutto, per te sarà una gran fatica, secondo me, stare senza trucco. Però non ci stai male. Un po' d'occhiaie, però non sono un po' d'occhiaie. No, un po' la pelle, l'aria di campagna proprio ha fatto bene la pelle. Hai visto? Sì. Meno trucco. No, è vero, un po' meno. Sei un po' più essere umano, veramente. È vero? Augustin ha fatto scoprire che le cose semplici, immediate, sono vere, sono belle. Cioè, che ci vuole coraggio. Diciamo che chi è stata un po' più in difficoltà per superare delle cose, sicuramente più lei. La mia vittoria reale è l'aver superato determinati limiti. L'avere una persona in casa, l'avere una persona nel mio letto, mi fa assolutamente piacere. Sono riuscito a vedere, diciamo, il mondo di Giulia, che nonostante fossi anche abituato a stare con persone grasse, perché comunque in famiglia ne ho diverse, e non l'avevo mai vista dall'ottica di una di loro, sinceramente. È arrivato un messaggio, scusate se vi interrompo. Dispositivo disattivato. Vabbè, tu lascia stamanina qua che ci ho preso quasi gusto. Il momento della verità è arrivato. La coppia che per 5 giorni è riuscita a rispettare più a lungo le distanze stabilite si aggiudicherà la vittoria. La coppia vincitrice, eh? Un po' di suspense. Chi sono i tre nei Augusti? Avete vinto un indimenticabile viaggio romantico. Il rapimento del generale Soleimani è stato pianificato ed eseguito da una squadra di professionisti. Mi spieghi che sta succedendo? Sei del Mossad.